Salve a tutti e bentornati sul mio canale. E oggi vorrei parlarvi di una penna stilografica molto importante che mi è stata data in visione da Mazza, lo vediamo dalla confezione, ed è una penna molto particolare per il negozio Mazza Stilografiche di Milano, perché è la sua limited edition fatta in collaborazione con Delta nel 2005 in occasione dei 50 anni del negozio. E questa penna in serie limitata è anche un'edizione limitata fatta in 50 pezzi. Fu fatta dalla Delta, marchio che oggi, diciamo, almeno quello originario non esiste più. C'è una nuova Delta che si sta formando, vedremo insomma come andranno le cose. Però parliamo della Delta originale, la Delta originale che oggi ad oggi non esiste più. E questa era la Limited Edition 1955-2005. Andiamo a vedere la confezione. Questa era la confezione. Qui c'è una bottiglia d'inchiostro, presumo. Vediamo di non romper tutto, anche perché mi è stata data in prestito e sarebbe veramente sgradevole. Questa è la confezione dell'inchiostro. Vabbè, che comunque è marchiato Mazza anche qua. Un inchiostro che in ogni caso non userò e lo rimettiamo qui, è inchiostro Delta, mentre qui abbiamo il manualetto, diciamo, con le informazioni, e andiamo a vedere che cosa ci dice. Ci dice che il 21 marzo 1955, esattamente 50 anni or sono, si attivò la ditta Mazza nel cuore di Milano. La ditta Mazza che si deve al papà della signora Antonella che oggi guida il negozio. E quindi qui ci racconta anche della Delta che ha fatto questa penna, e ci parla della collezione, produzione di Delta, artigiani della scrittura, esclusiva per Mazza Stilografiche per celebrare il 50° anniversario, e la collezione Mazza 50 Limited Edition è realizzata in una speciale resina rossa brillante tornita a mano da barra piena. Sto leggendo appunto dal libretto, e con numero progressivo. Le parti metalliche sono in argento massiccio 925, placcate oro 24 carati, mentre il pennino è un 18 carati personalizzato. Qua dice che poteva essere FM, B, OM e anche Flex. Beh, direi che è veramente una bella presentazione. Istruzioni per l'uso. Quant'altro, questa è la numero 6 di 50. Andiamo a vedere che altro c'è. Qui c'è la scatola che a questo punto credo che contenga la penna, ed è questa è la scatola con la vetrina del negozio, la cartolina della vetrina del negozio e la scatola che si svita con queste viti. Interessante la presentazione. Wow, ancora una pochette, bella la scatola che era stata fatta, e questa pochette vediamo di aprirla, si slega. Oh wow, veramente veramente bella questa Delta. Ha lever filler, quindi è una penna a caricamento a levetta, filettata dietro nella parte posteriore, quindi presumo che possa avvitare il cappuccio. Svitiamola. Veramente spessa
la resina, e infatti il cappuccio a vita dietro, rendendo la penna decisamente molto grande. E qui abbiamo anche l'incisione, vediamo un po' se si vede bene. Qui l'incisione proprio sotto la levetta di caricamento dice Mazza stilografiche 1955-2005. È interessante. E c'è anche una scritta, se la possiamo vedere, vediamo se va a fuoco sull'ever filler. Dice edizione 2005, qua dice limited edition. Vediamo se c'è il numero da qualche parte, perché questo è il numero 6. Vediamo se è stato inciso il numero da qualche parte. Bella anche la veretta del cappuccio. Anzi, prima di vedere il pennino, andiamoci a vedere bene la veretta del cappuccio. Bella questa greca, veramente interessante. E vedete come la clip ricorda un po' anche le clip Leonardo di oggi. E credo che il numero sia inciso qui dietro, qui in alto. Non so se si dice, se si vede, dice 6,50. Quindi adesso andiamo a vedere invece il pennino. Questo è il pennino, 18 carati dovrebbe essere. Pennino 18 carati extra fine, marchiato qui di lato con l'extra EF, 18 carati, e questo è il feeder, probabilmente è un Bock, probabilmente un, non so se è un pennino fatto in proprio, se la Delta faceva in proprio il pennino. Bella comunque l'ever filler. Completamente rossa, interessante questo rosso fuoco con queste finiture dorate, veramente una bella penna della serie flat top, tagliata all'estremità. Sì, realizzò, diciamo, all'epoca si realizzavano queste edizioni limitate per celebrare gli anniversari dei negozi. Oggi le serie limitate non sono più legate agli anniversari dei negozi, se ne fanno forse fin troppe perché molti negozi cominciano a fare serie limitate per qualsiasi motivazione non legata anche a eventi, diciamo, della vita del negozio stesso. Questa invece era celebrativa del 50° anniversario, non credo che poi Mazza ne abbia fatte altre. E adesso andiamolo a caricare, visto che ne ho l'autorizzazione, e la carichiamo con il William Shakespeare Velvet Red della Montblanc. Un altro inchiostro, anch'esso in edizione limitata, che fu presentato per la serie degli scrittori William Shakespeare. Bel rosso, dovrebbe essere un bel rosso. Adesso la carichiamo e vediamo com'è. Il caricamento è classico caricamento lever, quindi attivo la leva che comprime il sacchetto, infilo la sezione. E poi questo, nonostante gli anni, ma neanche tantissimi, alla fine dovrebbe comprimere il sacchetto e far caricare l'inchiostro. Ok, l'inchiostro dovrebbe essere entrato nel sacchetto della penna, che è un sacchetto in caucciù, in ogni caso un sacchetto di gomma. E adesso vediamo anche come scrive.
Andiamo a prendere un foglio di carta Prodia e vediamo come va. Allora, accingiamoci qui a scrivere con questa che chiamiamola mazza. Cinquantesimo anniversario Delta, perché l'ha fatta Delta questa penna. Questo è il pennino EF 18 carati, e mentre questo inchiostro con cui sto scrivendo è il Mont Blanc. William Shakespeare. Bello l'inchiostro, ma bello il pennino di questa penna. Certo non è un pennino elastico questo, è un pennino rigido, però scrive molto molto bene. Molto bagnato il pennino. E andiamo ancora un po' più nel dettaglio. La sezione, come vedete, è leggermente svasata con una specie di doppia svasatura. Proviamo a montare anche il cappuccio all'indietro, che la penna è veramente gigante in questo modo. Si sente proprio il peso. Molto scorrevole, devo dire. Veramente una bella penna realizzata dall'allora Delta per questa, che era la penna del negozio di Mazza, il negozio di Milano vicino al Duomo. È una penna imponente, grande, la grandezza appunto celebrativa di questo negozio, con l'oro e il rosso di questa penna. Veramente una gran bella edizione, una gran bella resina peraltro, leggermente screziata, non è proprio tinta unita, e questo caricamento lever filler che oggi sembra anche un po' tornato di moda. Una buona, buonissima penna, fatta in 50 esemplari, quindi non so quanti se ne trovino oggi in circolazione. Il negozio mi ha detto che furono dati tutte ai clienti più importanti, quindi ad oggi non credo che ce ne siano moltissime di queste penne in giro anche sul mercato secondario, quindi sarà sicuramente un po' complicato trovarla per gli stimatori. E la penna a me piace molto, devo dire, e la ringrazio sicuramente per avermi fatto provare questo bel gioiello di Delta e serie limitata di Delta. Le finiture sono veramente belle, anche qui nella grega, e anche il pennino è veramente bello il pennino di questa penna, così lo riusciamo ad apprezzare meglio. È
spero che possiate rendervi conto del gran lavoro che era stato fatto dalla Delta anche nel tornire questa da una barra piena, perché poi la barra viene utilizzata per tornire tutta la penna e anche il cappuccio, quindi veramente un gran bel lavoro con una resina anche di un certo spessore, quindi questo da un lato ne garantisce anche la qualche modo la robustezza della penna stessa. Penna sicuramente non piccola, perché medie dimensioni, col cappuccio calzato è sicuramente una penna grande. Bene, io vi ho raccontato questa penna in edizione limitata fatta per il 50° anniversario di Mazza, che cadeva nel 2005, quindi 1955-2005. E ditemi cosa ne pensate, e vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, che potete iscrivervi al canale. È un gesto semplice che mi farà sicuramente piacere, e non dimenticate un like se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!